Sappiamo che troveremo di fronte a noi un avversario costruito in cerchio della propria rosa, calciatori che provengono da categorie superiori, quindi sappiamo che è un avversario ostico, ma detto questo, a noi ci deve interessare poco. La mentalità che ci deve contraddistinguere è quella di provarci sempre dove i calciatori siano protagonisti, e quindi noi metteremo in campo la stessa mentalità con la quale avete visto il Teramo nelle prime uscite stagionali, sapendo che tutto ciò può anche non bastare, però l'unica cosa che chiederò alla squadra è quella di non avere rimpianti al 90esimo. Noi dobbiamo fare tutte le cose che abbiamo provato, ognuno di loro deve esprimersi al massimo delle proprie potenzialità, poi se al 90esimo gli avversari saranno stati più bravi, gli daremo la mano, però prima di batterci o di precluderci di farci risultato, sicuramente troveranno un Teramo che sul campo vuole provare a vincere la partita o a fare sicuramente una prestazione molto positiva. Ho dei dubbi, ancora la formazione non è assolutamente stilata. Sappiamo che sia Nigel che Daniel stanno facendo bene. Dobbiamo però noi, io non sono solito valutare la partita solamente nella parte iniziale, ma cercando anche di incidere dal punto di vista sia della qualità che anche dell'intensità a partita in corso, quindi valuteremo tutta la strategia di gara fino all'ultimo minuto disponibile per poi cercare quelle che sono le sensazioni più positive per entrare dal primo minuto o per coloro che dovranno poi far svoltare la partita a partita in corso. Al 99,9% non ci sarà la riforma e quindi non avremo diciamo la frenesia di andare alla ricerca dei primi 5-6 posti che imporrebbe la nuova riforma. Noi a questo punto l'obiettivo è quello di figurare, di entusiasmare il pubblico, di mettere in mostra calciatori, di valorizzare le potenzialità che abbiamo in rosa senza disdegnare nessun tipo di risultato. Però questi sono gli obiettivi della società.